ayuda por la banda. Cambio. Oye, Santorín. Cambio, Santorín. Pero ahora que usted con la misma llanta. Adiós. Sí. Te va a paisar. Adiós. Sí, per caso. Però forse la radio fiacca. Radio. Sì, ma è di fuori, tu mi ha detto Fabio la sua io tutti qua io arrivo a che mi sente Fabio come mai? Stavi su qua. Scarica qua, scarica il tuo. Fulmine, ma bruciato 8,50, ho dovuto comprare un altro. Un fulmine, cosa dico io, bruciato?
fulmine, mi ha bruciato 8,50, ho dovuto comprare un altro. Io qua ci sto tutto il giorno. Io qua ci sto tutto il giorno. Sì, io non più ci sto tutto il giorno, sto qua. Vado via, ci troviamo qua. E se si brucia una radio ce ne pronto un altro. Vabbè, io non so più. Che porta te lo a casa? Se vuoi sentire dove stai insieme io? Quarta, mi arrivi un po' bassino, com'è il tempo a Venezia? Oggi cosa posso dire, il tempo non si brucia, è poco lungo, ma la mia giornata di scritta. Io non ho Facebook, io ho contraccambiato come hai fatto te, non ho offeso nessuno io. Ma acqua alta, com'è il tempo Venezia? Sì, Tre a quarta, com'è il tempo Venezia? Mi arrivi un po' basso, fatti sentire. Te l'ho detto, non è una giornata brutta, non è brutta la bella, non è scritta, non è più. Pappa, 3 a quarta, qua è una bella giornata di sole, però sta piovendo un pochettino. Pappa, 3 a quarta, salutami Venezia, oggi è il giorno dei morti, una preghiera anche per me. A me ce l'ha fatto, qua è per tutti, ecco. Dio, così è il mio Dio. Dio, qua abito, ma non è tutto altro. Abito. Animale, come li posso chiamare? Mico di 170, cambio. Bueno, 3 Massimo, Juan, de Venecia, cambio. Pesce madre, Venecia. Che c'è qua? Sta in condizione mio. Con la radio qua, un poco scoppa. Allora non dico più niente. Sì, no, ti ringrazio, molto gentile, scherziamo, no? Io sono ancora con le volte, come in modo so che vengo fuori a basso, questo sì. C'è una distorsione, so, perché guardo un po' cosa urie. Però mi sfugge il tuo nome, ti scuso di spesso. Sì, potrei dire che sono di spesso. Parla anche tanti anni fa se parlava insieme. Sì, non ricordo il nome tuo, vuoi dire che io sono Massimo, sono 3 di Venezia. Victor India November, Charles Diego November, tu Oscar. Ah, la fia. Sì. Beh, che fia, sì, ormai ho detto lì, vecchi, mi sapeva che era la fine, che stavo ancora qualche anno fa. Allora, quando ti dicevo, fai giù la mia, non ho paura che tu hai vita. Ma io non ho visto, ma ha fatto male però. Ma
questi era meglio perché ancora si parlava bene, adesso non trovo parla più. Li dicono sempre, per cui. Io avevo uno che fischia, qua. Ah, beh, era paura che non lo sentivo, no? Se fa la fonia di lo stesso, penso me. Sta subiato, sta subito a fare, insomma. Vabbè. Ora più un po' qua, c'è un po' più di lavoria qua. Oggi sarà, che mangi, Venezia? Veloci? Poca potenza in uscita, tagliata al punto giusto, che ti devo dire, mica rinforzata.
posso iniziare a fare bla 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 qui sopra dalla mattina a sera e dare delucidazione oppure spiegarmi e poi arriva qualcuno che si secca, che si fa. Non mi interessa, io non sono uno di quelli. Io vado per le cose sostanziose e la realtà del fatto. Non posso mettermi a dire, cazzo, si crede, chi non si crede. È necessario che mi ascolta, bene o male, che tu mi abbia ad ascoltare. Sì, no, a me non piace, non vorrei dare un'informazione per un'altra. C'è un fattore molto particolare, che tu personalmente da queste parti sei sciupato. Il perché non te lo posso neanche dire, perché qualcuno involontariamente potrei andare a toccare la suscettibilità di qualcuno, capisci? Ho capito, però il fatto è che qualcuno è Termini, la stessa, ci saremo noi, ok? Giornale.
la collaborazione a qualche amico che abbiamo detto. Ah, sì, sì, sì. Sono di mattina del 26, ma sarò sicuramente dal 26 alle ore 3, per il giorno del 26. Quindi le due cose, la confusione sarà tale, tale, tale. Non so se tu hai un email o qualcosa. Sì, sì, tu hai un email elettronico? Grazie Attila, buongiorno, ben sentito. Perugia è questa, questa è la città di Perugia dove si fanno i baci perugina. Ecco, diciamo così, dopo la spiegazione che mi fece tra l'altro molto seria e per me per la prima, perché ero diciamo proprio all'oscuro di tutto, che mi fece in San Giovese, mi pare San Giovese era sì, riguardo il corteggiamento del somaro alla cavalla, ragazzi miei, questa veramente non me la potrò mai scordare perché è un qualcosa di nobile. Per chi non lo sa, io gli lascio la curiosità, non glielo posso dire perché non vorrei commettere errori. Comunque è stato veramente un qualcosa di impressionante che fa riflettere bene sulla natura del sesso femminile. Bene, detto questo, ripasserei il mic a Sangio. Vai Sangio. Mi faccio la sentita, Sangio. È vero, ma è vero, è vero. Va bene, no, ma sono stato io, sono stato io, perché qua si dà facilmente dell'asino a certe persone, ma l'asino
L'asino è molto paziente, è un animale che è pazientissimo, fa il suo lavoro senza richiedere chissà che cosa, ogni tanto ha le sue picche anche lui. Però come corteggiatore è l'animale più paziente, più corteggiatore di tutti quanti gli altri. Gli altri sono prepotenti, invece l'asino ha la sua pazienza e quando la cavalla non accetta lo stallone, appunto gli mettono l'asino vicino, l'asino con le sue moine, le sue stregatine, tutto quanto quello che ne compete, i suoi morsetti nel collo e tutto quanto, il corteggiatore che la cavalla non può far di meno che riscaldare tutti quanti i suoi ormoni. Solo che l'asino, il poveretto, è sempre quello che rimane fregato, ma dal genere umano naturalmente, perché quando se ne accorgono che la cavalla ha raggiunto il suo punto, tolgono l'asino e gli mettono lo stallone. E lo stallone fa la sua funzione perché la cavalla è andata in ricezione, insomma, è andata in cauda, no? Povero asino, non lo so, non so se poi lo accontenterà il padrone, perché sapete che l'asino poi alla fin fine quando si riscalda anche lui, vabbè. E allora appunto questo lo dico, che dando degli asini a certi personaggi qua non se lo meritano assolutamente. Hai capito, Arturo? Sei troppo profondo. Comunque invece di andare in calore la mando in recensione, è diventata anche lei malati di radio, adesso sono in recensione. Pazienza,
suo corteggiamento che ha. Ti guardiamo un po'. E va bene, va bene, va bene, va bene. E vabbè. E l'asino con la cavalla nasce il mulo. E invece il cavallo con l'asina nasce il bardotto. E sono due generi differenti, però non prolificano quegli ibridi lì. Vabbè, qua ce ne sono degli ibridi in giro, va bene, vai, vai Aldo. Con tutto il rispetto, perché qui nessuno vuole essere moralista, ma il vanto gay, ma cos'è il vanto gay? Essere fuori natura è un vanto? Io questo non capisco un attimino qua. Poi che ognuno abbia la libertà di fare quello che vuole, ma Dio me ne guardi, però non il vanto, perché io mi posso vantare, cioè, potrei vantarmi di essere stato dotato dalla natura di cervello, di arte, di qualsiasi cosa, ma non di essere in fuori natura, cioè di non essere atto alla riproduzione. Insomma, è un discorso un pochettino che forse è troppo grosso o troppo noioso per quest'ora qua. Ah, ascolta, Arturo, perché c'è qua? Ecco, io non vorrei, questo qui è un mulo o è un vergotto, secondo voi? Comunque, uno dei due lo è senz'altro. Tanto voglia essere, vantarsi di essere al contrario. Non ha senso, quell'esibizionismo lì quando fanno i gay pride, lì che vanno in giro tutti a far vedere questo e quell'altro per le strade. Ma a me mi sale il rimbambito, per me se sono così non mi frega niente e neanche mi disturba, tranne che quando viene esibito così, mi disturba. E allora se vede che sono fuori posto anch'io. Cosa dici te lì in fondo, Attila? Hai ragione, vi do ragione ragazzi, controllano pure non si va in ogni modo, neanche loro si vantano così, contenti loro, però io mi piace sempre l'altro senso in ogni modo ragazzi. Qui la signora mi chiama, vi saluto, ciao Arturo, ciao San Giovese e ciao la buona sera, l'altro, vai San Giovese. Sì. Sì, va bene, ciao Attila, se te ne vai e così, va bene, alla prossima allora. E vabbè, ma da che mondo è mondo, e ci sono stati nella storia e c'è stato un po' dappertutto e continua e la cosa ha dilagato poi, ha dilagato perché magari poi a tempo fa veniva dalla gente che aveva degli schiavi, aveva della gente così attorno, comandavano sugli altri e avevano un po' di tutto e non sapevano più come barcamenare. Oggigiorno la gente è viziata e il vizio sapete com'è, vamate a sapere. E poi se mettiamo degli animali, tutti quanti degli animali dello stesso sesso, in uno stesso pollaio, chiamiamolo pollaio, gabbie, porcine, stalla, chiamiamolo come vuoi, sempre dello stesso sesso, vedrai che anche fra di loro cambiano posizione, cioè cambiano posizione nel senso che anche loro fanno i gesti gay, femmina con femmina, maschio con maschio e una cosa e l'altra. Non so se sia una cosa naturale, ma oh, qua a me, intanto che c'è della toppa qua, o attorno al prosciutto, o cercare del salame, a me niente. Li voglio attaccati in una stanga da poter tagliare a fette. Allora sì, che magari certi generi di insaccati li si possono affettare. Ma gli altri ancora, vabbè, ma comunque sapete, sono viziosi, non sanno più che cosa fare e si convincono che quella è la loro strada. E vabbè,
la strada del letame, sapete. Va bene, va là. Che ore sono? Va, ormai mi stacco io di qua. Vai Aldo. Sì, Sancho, aspetta, via Mastrofino, anche se giustamente fai quello che tu ritieni più giusto. Certo, privarsi della tua compagnia è duro, anche perché sei una tra le persone più simpatiche che sono a frequenza. Comunque, giustamente, te sai quello che devi fare, quindi... ma però non sempre discorsi di questi mi lasciano un po' male, perché io lo trovo a ripetere, come si può, e noi uomini questo lo sappiamo bene, avere un'erezione, che è una cosa che ci parte, neanche noi ci sa bene, a volte ci sembra dalla pancia, a volte ci sembra dalla testa, insomma questa spinta dal basso verso l'alto, per un qualcosa che non abbia i classici attributi che potrebbero essere due zinne, un bel sedere, o anche fosse un solo profumo. Non lo so, non riesco proprio a capire, capisci? È proprio qualcosa più grande di me, non lo so, ecco. Anzi, ti posso dire, mi fa sentire quasi stupido, perché dico, ma mannaggia Nerone, qui è un periodo che prendi tutti, ecco, basta vedere i più ricchi, i più potenti, sono tutti finocchi, nell'antichità, no, non voglio parlare di finocchi, insomma diciamo bisessuali. Nell'antichità prendiamo le statue che abbiamo esposte in tutta Italia, sono un chiaro esempio di incrocio tra uomini e donne, perché tra la posizione, con quei temi che sono come un dito e tutto il resto, questo ci indica che erano degli omuncoli. Ecco, quindi la cosa parte da molto lontano, per te Arturo Sassa. A Perugino... Oggi, stamattina, mi sta slittato un discorso che mica mi piace tanto, sai. vabbè, dai, comunque sia, io l'ho già detto prima, facciano tutto come vogliono, quello che mi disturba è quando viene esibito sbandierato così, se così a me che me ne frega, finisce lì il discorso, Non capisco perché devono fare tutte queste cagotte, queste filate, non capisco perché devono imporlo anche per televisione, come quella lì che fanno quei cinque lì che non lo sanno e gli altri sono tutti stupidi, ignoranti e anche peggio, e allora va bene così. Allora signori, vi saluto anch'io allora, San Giovanni là ci è andato, vi saluto anch'io Aldo e vado anch'io a vedere di cominciare a portarmi in zona tavolo, via. Ciao Aldo, e ti lascio qui, forse c'era il 4-4 Renato che bussava, e lo saluto e dai che parli. Ciao a tutti. Sì, ma 4-4 c'hai un innesco pauroso lì, è un casino dalla Madonna sotto la tua modulazione, Va bene, ciao Renato, anche a te, ciao, ti saluto, Arturo, ti saluto, ma cosa vuoi? Io direi le donne perché... ma anche delle donne, non ne vogliono sapere degli uomini perché gli piace di più la donna, ma l'uomo, che è uomo, quando diventa Pinocchio, ma lui pensa di essere nato dal culo, o che sia nato da due uomini, non lo so, ma non lo capisco questo, vai Aldo. Sì, allora vi saluto tutti e due, è stato sempre un piacere parlare con entrambi, siete due persone eccezionali. E torno a ripetere una cosa sull'ultima che mi è venuta in mente prima di cambiare discorso. Voi vi immaginate due Pinocchi che prendono un bambino, no? Che allora vanno negli istituti dei bambini abbandonati, prendono un bambino, tornano a casa, come fa questo bambino qua? A decidere chi è il maschio, chi è il babbo e chi è la mamma. Allora dice, va bene, facciamo una settimana per uno, no, una settimana è lui, una settimana è sempre lui, allora una settimana uno è il babbo e una settimana uno è la mamma. Vediamo un po', la zona 4, avanti. Avanti, Renato, che vediamo un po' come vai. Ciao Delta, ma lì va male, ciao. Sì,
Sì, comunque Renato, lì c'hai qualche cosa che non va, eh. Sei tutto quanto strappato, c'hai la modulazione che rimbomba come tu parli dentro a un bidone di latte sottile, vibra, le fa un po' tutte, eh. C'è qualche cosina che lì non funziona, salutando anche il Delta. E va bene Aldo, lasciamo perdere questo discorso, perché io non lo condivido neanch'io che due omosessuali devono poter adottare un ragazzino. Capisco che possono avere tutte quante le intenzioni buone, che possono accudirlo bene, però nell'insieme delle cose sto ragazzino, ma non lo so, anche quando andrà a scuola, qua poi dopo ci danno dei retrogradi, allora è meglio lasciar perdere sto discorso. Ma Dio buono, non lo so che insegnamento. E chi è tuo babbo? È Ugo. E la tua mamma è Francesco. Porca della miseria, vai Delta. No, non ne voglio sapere di queste cose. Ah, cioè, eppure stanno esistendo, eh. Aspetta. Quando dico che si chiama, si fanno l'operazione. Come bambino gli chiedo papà. Papà, cos'è un prete sessuale? Uno gli anni fa. vabbè, purtroppo esistono queste cose qui, ma io non lo so. Ecco, questo non lo condivido, è che loro poi facciano quello che gli pare, ognuno è libero di fare le sue scelte, però che la società condivida che possono allevare figli adottivi in quelle condizioni lì, a parte il fatto che ne soffrirebbero anche i bambini, poi quando vanno a scuola, lì nel momento della pubertà, nel momento dell'infanzia, che vengono discriminati dai suoi compagni e delle chiacchiere che si fanno intorno, e ne patiscono mentalmente. E allora io questo non lo condivido assolutamente, ma non lo so, vabbè, va bene che ci sono mamme che hanno prostituito le sue figlie minorenni, va bene che ci sono genitori maschi, padri che hanno violentato le figlie, però dare in pasto al lupo la carne giovane, ma non la trovo giusta io. Vabbè, sarò retrogrado, sarò non emancipato coi tempi, ma io non lo condivido, vabbè. Va bene, bene, vai Aldo. Sì, ha avuto ragione il signore lì dell'intervento. Poi a 18 anni questi si fanno operare, cioè, è chiaro, perché non si capiscono niente, non si riescono a rendere conto, li confondono talmente tanto le idee, che poi è tutto quello che non lo so, mistero della fede. Mi viene in mente, tornando alle barzellette, quel bambino che chiede al padre: papà, dove sono i figli? Va bene, non so chi c'è sotto. Va bene, chiudiamo l'argomento, che tanto qua, e sai com'è, ognuno la pensa alla sua maniera, ognuno le proprie idee, le proprie soddisfazioni, i propri gusti, e questo non glielo si può proibire, però quest'altra cosa che dicevo io prima, questa no, che non la condivido assolutamente, per quanto riguardosi potrebbero essere, però alla fine dei conti che ne soddisce poi, ma non lo capisco, vabbè, lasciamo non perdere. Vi saluto tutti, statemi bene, comincio a dedicarmi qua alla tavola, perché oggi la signora è a casa e sento da scodellare qualche cosa, ma no, non è ancora pronto, ma però mi comincio a avvicinare alla cucina a vedere che cosa c'è di buono, eh. Ciao a tutti quanti, ci riascoltiamo poi. Ciao Arturo, ciao Delta, anche qui da Zero Alto, buona giornata 73. Ciao a tutti, comunque questo qui non era un discorso da fare, perché a me mi viene il fondo, ciao a tutti. Ciao.
Ciao Delta, hai ragione, però purtroppo ci siamo arrivati, siamo partiti dal tuo mare, e come vedi siamo arrivati ai tuoi mari. Te la vi. Quello non sa fare solo questo, basta. Sì, questo con la musica, però comunque abbiamo trovato il sistema di metterlo in difficoltà, prima o poi se ne accorgerà. Ciao nuovamente del ragazzo. Mi ci vuole pazienza, pazienza, sai com'è? Oggi è toccato lui e domani potrebbe toccare anche a noi, perché gli squilibri mentali possono venire a tutti quanti. E allora pazienza, tanto il problema è il suo, non è il nostro. Va bene, ciao a tutti. Ciao Sangio, sì, questo ha cominciato stamattina alle 8:30. E allora ditemi che ha mangiato ieri sera. Una volta usava dire porci, preti, polli non erano mai fatulli, Ma lo dopo la pagina, ieri sera non riesce a digerirla. È un povero diavolo, povero, lasciamolo lì, dai. Tanto non serve niente infierire su personaggi del genere, perché se avessero un attimo di dignità ragionerebbero e si chiederebbero il motivo, il perché. Ma visto che la cosa prosegue nel tempo, purtroppo è come parlare al muro e non c'è niente da fare. Persona a ridurre in questa maniera, a me mi scappa da ridere perché lo fa appositamente e lo si sente, non è uno che sia ammalato questo qui, perché lo fa appositamente, però almeno ogni tanto se facesse un ragionamento con se stesso direbbe: ma io non è che non rispetto gli altri, non rispetto me stesso, la mia intelligenza che potrei avere, bah, vabbè, comunque lasciamo perdere. E va bene, e va bene. Ciao, ciao a tutti i vacchi, andiamo qua alle baracche. È il controllo segnale di 9, radio di 5. La modulazione è buona, come ti ho detto, è una modulazione di 5, pulita, Io qua mi trovo al sud della Romagna, ai confini tra Marche, Toscana e Via Company, perciò la posizione è questa e arrivi così qui da me. Va bene, ciao, tutti quanti, 4 San Giovesi chiude. Proviamo. Vado a buttarla a Veroni, te la passo.